Attualmente Manila si trova ancora all'interno della casa del Grande Fratello V e sta per ritrovarsi davanti a quello che sarà per lei un grave lutto. La persona a lei cara, morta solo poche ore fa, è qualcuno di fondamentale per lei. Nonostante il fatto che le loro strade si siano separate negli ultimi anni, per Manila, siamo sicuri che lui resta una persona di fondamentale importanza. Parliamo di Mimmo Rollo, uomo foggiano che ha permesso a Manila di iniziare la sua carriera. Mimmo Rollo era un agente esclusivista, il quale cercava donne dall'estrema bellezza per farle gareggiare ai concorsi di Miss Italia. Ed è proprio per questo motivo che i due si sono conosciuti nell'ormai lontano 1999, quando Mimmo, incontrando Manila, decise che doveva assolutamente farla partecipare. Ed effettivamente aveva buon occhio, perché quell'anno la vittoria fu di Manila. È stata la moglie di Mimmo Rollo, Lidia Morelli, a dare l'annuncio per prima, scrivendo un post su Facebook. Dopo una lunga malattia combattuta con coraggio, dignità, discrezione e grande sopportazione, Mimmo non ce l'ha fatta, ha scritto tristemente la donna. La notizia deve essere ancora comunicata a Manila, ma c'è chi già pensa che per il dolore e il legame che aveva con lui potrebbe decidere di uscire dalla casa. Voi pensate che abbandonerà la casa per recarsi a porgere di persona le condoglianze ai familiari? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.